Abbandiato dalla Sicilia e dai gli Hai visto quante telefonate oggi dalla Sicilia? Hai visto tutte? Tutte che facciamo di arriminato? Hai capito? Arriminato. Oggi facciamo bucatini con broccoli arriminati. Dobbiamo spiegare subito la differenza perché noi chiamiamo broccolo, ma voi state vedendo un cavolfiore. Questo per tutta Italia è il cavolfiore, che può essere bianco, verde, arancione o viola. Ok. A Palermo, nella zona di Palermo, questo noi lo chiamiamo broccolo. In realtà il broccoletto invece è quello che conoscete tutti, quello verde, ok? Okay. Quindi nell'altra parte della Sicilia magari viene chiamato in un altro modo. Quindi da noi si chiama bucatini, chibroccole arriminati, mescolati. Okay? Mescolati. Esatto, arriminato significa mescolato. 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 Iniziamo proprio da questo. Questo è un prodotto di stagione, ecco, fantastico. Il broccolo è perfetto, perfetto, no? Cioè, è una ricetta della tradizione, ma veramente salutare, quindi un bel piatto unico. Cos'è che c'è? Arriminato. Arriminato. Con due R. Arriminato. Solo loro due mi fanno sbagliare, comunque. E allora, Antonella, andiamo a togliere, a tagliare il cavolfiore, broccolo, lo chiamerò broccolo da questo momento in poi, lo sappiamo che è cavolfiore, in roselline, ok? E qui già c'è la prima, il primo divertimento da bambino, perché questo, che si chiama trunzu, il gambo. Strunzu? Trunzu! Trunzu! Devo scrivere anche. Lo sai che c'è? Ci manderanno lì. Guarda, certo, dopo il gelato, dopo il biscotto e il gelato di Massimiliano, questo pensa che i miei figli da piccoli ce lo mangiano, è buonissimo. Ecco, io. Ah, sì, casale, te lo metto da parte. Posso passare dopo la Utrunzo. Va bene. Utrunzo. Esatto. Con la T. Acqua salata. E l'andiamo a tuffare in acqua. Ok. Ok? Quindi, in questo modo. E quindi quando butteremo anche i bucatini saprà di cavolfiore. L'acqua la terremo per cucinare, ovviamente, i bucatini. Ok. Ok. Ora io, per una questione di veloci, perché il bucatino lo cuciniamo espresso. Tra l'altro, parlando di bucatini, mi viene in mente la cucina romana. Sapete che è proprio ieri mancata anche Anna Dente, che è una nostra, veniva a trovarci ogni tanto quando facevo la prova del cuoco. E, insomma, una donna che è stata la regina davvero della cucina romana. La ricordo con tantissimo affetto. I bucatini, insomma. Esatto. Mi è venuto in mente lei. Non potevamo non ricordarla. Assolutamente. E allora? La conoscevano tutti, era simpaticissimissima. Intanto, allora, bucatini. Mi metto da parte tre bucatini perché poi ti faccio vedere un'altra cosa. Ah, tre bucatini. Tre, me li metto da parte. E si buttano insieme ai cavolfiori. Sì. Ma allora, una cottura simile? Allora, o... io adesso per questione di, ovviamente, televisive, cucinerò i bucatini assieme al caval broccolo. Però il broccolo va cotto prima, va messo nella salsa. Poi... E poi, per facilitare anche il fatto di scolare la pasta. Andiamo a tuffare la pasta in questo modo, ci vorranno circa 7 minuti. Quindi prima fate comunque il cavolfiore in modo che la pasta e l'acqua venga impregnata bene nel sapore del cavolfiore. Sporchiamo solo una pentola, le signore a casa saranno felici. No, tutto. Poi c'è anche la versione a minestra, perché possiamo cucinare la pasta a minestra, quindi... Nello stesso, che alle Evelina piace ancora di certo, dire. Perché trattiene tutti i minerali, no, del e la serviamo un piatto fondo brodosa. Iniziamo a fare la salsa, cipolla. Questa volta non l'ho tritata, di solito lavoro sempre con la cipolla tritata perché sarà una cosa scontata, però facciamo vedere anche a casa come tritare la cipolla. Perché le signore tante volte tritano continuazione la cipolla. Ma poi va messa, vedete, ogni volta va messa. La parte piatta la qua parte sul piatta, tagliere, tante piccole fettine. Andiamo a fare un'altra fettina in questo modo e poi... un taglio. Sembra facile. Lo è, è questione di praticità, tutto qua. Ma, ok? Insomma, voi cuochi sì, per voi cuochi sì, per noi. Beh, qualche dito bisognerà tagliarsi. Ma insomma, magari anche no, soprattutto in questo periodo, meglio. Ma piccolo, giusto? Allora, olio. Olio extravergine d'oliva. Naturalmente. Ovviamente il nostro insaporitore naturale, che sono le acciughe. È vero che voi usate le acciughe quasi in tutte le vostre ricette. Guarda, ci avviciniamo al Natale, ti racconterò adesso. Dai, lo dico dopo. No, dimmelo. Ti ho fatto mangiare una persona, un grande artigiano dei panettoni, il panettone tostato con le acciughe. Il panettone. Beh, se ci pensi, pane, burro e acciuga. Pane, burro e acciughe è una delle cose più buone del mondo. Quindi l'agrodolce nostro, buonissimo. Se pane, burro, acciughe lo mangiate anche voi. Ah, guarda, una roba che... Altro che pastiglie, quello lì sì che ti tira sul morale. Hai ragione. Ecco. Guarda, secondo me il cibo, vero Evelina, è anche...
sì. È un premio per, a chi piace mangiare, naturalmente, è un modo di tirarsi sul morale. Poi ci sono anche delle combinazioni come quella che poi alla fine è anche salutare, perché può essere addirittura una colazione mattutina. È vero, salata. Proteica, salata, basta molti mettere... amano fare la colazione salata e dicono che faccia anche bene al metabolismo, vero? Ma diciamo che è tutto relativo al soggetto. Esatto. Per variare possiamo anche inserirla, se facciamo poi sport va certamente bene. E se uno le fa tutte e due, salate e dolce. Esatto, devi fare tanto inizio sport. Con quella dolce, poi passo verso le 11 faccio quella salata e poi come sport dal camerino arrivo qua, non so se vale, ma è così. Allora, cipolla, olio, la bella cipolla, cipolla. Vedete l'acciughina. La ciuga come si scioglie la bene. La facciamo come stemperare, sta... così si dice, la facciamo sciogliere nel suo olietto. Esatto. E aggiungiamo i pinoli nel soffritto. E l'uvetta a passolina, questa è quell'uvetta che ti ho portato anche le altre volte nera, ma utilizzato quando ovviamente... Quando è che si fa questo piatto? Un piatto delle feste, un piatto... Questo è il piatto ovviamente di questa stagione qui, assolutamente. Esatto, il piatto di stagione. È un piatto del quotidiano, almeno una volta a settimana la pasta col broccolo nelle case va mangiata, nelle sue versioni, certo. Saltata, a minestra, perché... Insomma, sì, perché uno pensa al broccolo, facile, pensa subito a quella roba bollita, con quell'odore, invece no, se tu metti, la insaporisci con... l'uvetta, i pinoli, la cipolla, le acciughe, così gli dai un'altra bella gustosa. Questo ovviamente deve andare bene, la cipolla deve essere ben cotta. Il consiglio è sempre quello di aggiungere eventualmente un po' d'acqua di cottura per far cucinare bene la cipolla in modo che diventa più leggera. Ora, io il cavolfiore, il broccolo lo sto scolando, ma ovviamente deve essere cotto. A differenza di solito le verdure si tengono un po' croccanti, ma qua ci serve invece ben cotta la... Tra l'altro noi siamo fantastici perché passiamo dal tacchino al gelato con il biscotto, come faccio io a casa mia, al gelato col biscotto, poi torniamo sul primo piatto, chiudiamo col pane alla birra, cioè qui ognuno che accende la televisione in qualunque momento trova delle cose che gli piacciono. Bellissimo. Perché io dico sempre, non è che dobbiamo seguire per forza un ordine, come ci va? Chi ha detto che bisogna mangiare prima l'antipasto, il primo? No, io spesso no, inizio dal dolce, siamo poi in grado di mangiare prima il dolce, poi il salato, sì, poi noi, tornare e poi tornare noi... indietro. Perché dobbiamo testare. Esatto, e quindi giusto. Un po' come la merenda sinoira piemontese. Esatto. Mangia un po' di tutto. Esatto, è così. Aggiungiamo lo zafferano. Lo zafferano è molto presente nella cucina siciliana, l'oro, esatto, l'oro. E l'oro e poi anche il colore, il sole, insomma. Il e poi anche questo è un buon umore, perché il colore giallo a me mette subito di buon umore. E facciamo cucinare bene la nostra salsa. Qua si deve, proprio il broccolo si deve spappolare, si deve cucinare, deve diventare come quindi se fosse deve andare un ragù. Anche una mezz'oretta, sì, anche di più. Una ventina di minuti a fiamma moderata in modo che si spappola tutto il ragù. Io ovviamente lo ce l'ho pronto. Ma lo finisci di cuocere in padella o deve essere cotto fin dall'inizio, ben cotto? Deve essere cotto già dall'inizio, in acqua. Ah, e poi lo ripassi a lungo che diventa quasi una crema. Guardate come diventa. Questa bella salsina. Okay. La pasta sta andando. Ci dobbiamo preparare quella cosa che si chiama muddica turrata, il nostro formaggio. La muddica turrata. Formaggio dei poveri, ovviamente. In questo sì, caso voi usate meno il formaggio grattugiato e più la mollica. È una pasta dove il formaggio, per una questione di gusto, non va ci va il formaggio come gusto. Però io questa volta, anziché la mollica soltanto, ho voluto aggiungere anche un po' di mandorle, se la dottoressa lo concede. Perfetto. Quindi, pane grattugiato. La mollica. La mollica. Sale. Questo è zucchero. Ah, zucchero. Sì, perché serve a caramellare, dare quella nota un po' veloce. Il sale. Sale. E le mandorle. Lo zucchero non l'avevo mai visto, vedi che c'è sempre da imparare. Mandorle. E le mandorle. E un goccio d'olio. E facciamo atturrare, tostare lentamente questa preparazione finché diventa un bel colore di sabbia. Quel colore bello sabbioso, nocciolo. Sabbioso. Guarda, deve venire così. Uno e due. Guardate, vedete come diventa colorato. Come padella antiaderente, fuoco moderato e bisogna mescolare, atturrare con calma. E questo è il nostro formaggio per i poveri. Adesso ti volevo fare un'altra piccola sorpresa. Formaggio dei poveri, insomma. Insomma, infatti. Ti volevo fare un'altra piccola sorpresa. Dai. E allora? Intanto che la pasta cuoce ne facciamo altre cose. Esatto. Ecco perché ho tenuto i bucatini da parte. Okay. Prendiamo dei pomodori secchi che ho messo a idratare, a reidratare, a rinvenire. Li vado a tagliare a pezzettini, in questo modo. Prendo una boule, metto qua. Questo adesso. Pomodori secchi, anche questi fanno molto bene. Sì, no? Mantengono tutte le proprietà, i carotenoidi, il licopene, quindi usiamoli. Caciocavallo grattugiato, pecorino, formaggio, quello che volete, formaggio grattugiato in generale.
lo mettiamo qui. Giustamente in Sicilia, caciocavallo. Ognuno poi, lo diciamo sempre, noi diamo un'idea, poi ognuno usa quello che appartiene alla propria regione. Cos'è quello? Cos'è? Foglioline di timo. Vedi che anche la... Caciocavallo, sostituite il formaggio, sostituite i pomodori secchi con le olive, con altri ingredienti, il timo anche con dei piccoli semi, semi di lino, quello che volete. Andiamo a dare una bella mescolata a questo nostro composto, dopodiché utilizziamo la carta da forno. Facciamo tipo cialdine? Bravissima, facciamo un lecca lecca per quei bambini anche che... Vedi, ecco un attimo ha fatto, io già solo a fare questa carta qui ci avrei impiegato due ore. Invece vedi, rotondo. L'appoggiamo su una superficie e poi andiamo a prendere il quantitativo che serve di formaggio, in questo modo. Ti ricordi sempre il bucatino? Sì, sì, io lo guardo. Lo spezzo, perché da piccolo... Ah no, il bucatino, lì pensavo il bucatino. Anche quello, ma... perché da piccolo ci piaceva mangiare la pasta... cruda. Ecco, la mettiamo qua e andiamo in microonde. Zia Cri, me lo metti in microonde per favore? Dai, due minuti alla massima potenza. Due minuti alla massima potenza in microonde. Ma anche quello lo passa. Oggi vado a casa e devo fare il gelato, il microonde, quello lì lo tengo. Antonella, per sghivi, lo faccio dopo. Ma che meraviglia! Lecca lecca, lecca di formaggio. Guardate che belli. Cambiate, segni, cambiate tutto. Scusa, posso certo farlo vedere proprio bene bene, guarda. Il lecca lecca. Scola la pasta nel frattempo. Il bucatino. Bellissimo. Sì. Ok, la pasta l'abbiamo tirata fuori, adesso la facciamo saltare in padella. Sì, prendiamo il piatto. Ecco, prendiamo il piatto e abbiamo la nostra... Ma chi c'è ancora? Ma chi c'è? Io. Ma io non aspetto più nessuno. Ma chi c'è ancora? No, c'è. Andrea Medei. Andrea Medei! Buongiorno. Vino. Avete ordinato un buon vino, signore? Abbiamo ordinato un buon vino. Quando c'è da bere io sono sempre pronto, tranquillo. Dove ci mettiamo? Mettiti in mezzo a noi. Perfetto. Che così, guarda, prendo, dove sei più comoda. Andrea. Guarda, oggi ti ho portato uno dei miei vini preferiti, Anto. È un Sauvignon dei Colli Orientali del Friuli. Si sposa benissimo con il piatto che ha cucinato Fabio. Come vedi il colore è bianco, giallo, quindi restiamo su un bianco. E soprattutto poi c'è il cavolfiore verde, no? E le verdure di questo periodo, le brassicacee, hanno tutti questi profumi un po' solfurei e si sposano benissimo proprio con il Sauvignon, che è un'uva semi-aromatica che viene dalla Francia, ma si è ambientata un po' in tutto il mondo. E nei Colli Orientali del Friuli sta da Dio. Perché? Perché quello è il paradiso della vite e del vino, per la vicinanza del mare, per il terreno, per la bora, che comunque sanifica e profuma tutti i cosa gravi. Cosa stai facendo? Stai spezzettando sì, perché per la pasta ovviamente li mettiamo a pezzettini. Questa era l'idea da portare a far mangiare ai bambini e mettere in tavola anche come aperitivo. Bello. Per bere un gran calice. Guarda, Antonella, siccome mi è avanzata la pasta, mi è avanzata della pasta, prendiamo una teglietta, la ungiamo con dell'olio, del pane grattugiato, la mettiamo al forno. Beato te che ti avanza sempre qualcosa, a casa mia non avanza mai niente. E facciamo la pasta incaciata, con broccolo incaciata, guarda qua. Questa è saltata, questa è al forno, quella avanzata, sempre con gli stessi ingredienti, oppure a minestra. Tre versioni di pasta. E un grande vino. Sì, ma guarda, è anche un vino didattico perché è fatto con l'unione delle uve di Sauvignon di un versante a nord, e quindi più freddo, dove si sviluppano i profumi e la freschezza e l'acidità, e un versante invece esposto a sud, che quindi ha più sole e sviluppa la forza. Quindi nel bicchiere è come se avessimo due personalità opposte e complementari, come se unissimo Belen e Rita Levi Montalcini, la donna perfetta e il vino perfetto. Ma tu pensa che paragone, è vero? Però insomma uno l'intelligenza insomma di Rita Levi Montalcini, la bellezza di Belen. Bene. Allora, senti, io vorrevo vedere... scusami, cos'è che hai fatto lì? No, perché... Olio, pane grattugiato, quello grattugiato. Che ci è avanzato. La pasta si avanza, perché ne facciamo sempre tanta. E il giorno dopo, volendola fare di proposito, la mettiamo a forno e la facciamo incaciata. Al forno, infornata. E incaciamo messa tutti? Messa dentro la tascia. Che famo, incaciamo, che famo. Buon appetito. Alzio, ti consegno le cose da portare sul tavolo.